Ciao, sono The Bizzer, oggi siamo a Milano nel Funky Junk Studio. Ehi, 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 sono Warez, il tuo ninja di zona, e oggi siamo al Funky Junk Studio di Milano. Sono un appassionato di musica elettronica, mi piace produrre hip hop e anche bass music, dalla dubstep alla drum and bass. Ho iniziato a approcciarmi alla cultura hip hop da piccolino. Mio papà mi portava, lavorava, andava in America e mi portava dei CD da ascoltare. Sono impazzito, ho iniziato a scrivere, ho ascoltato il rap italiano e ho detto ok, voglio fare questa roba. Mi sono avvicinato al mondo professionale dell'hip hop perché ho avuto l'onore di curare il mix e il master di due dei più grandi dischi di Marrakesh, che sono King the Rap, fino a qui tutto bene. Oggi vi sveleremo il dietro le quinte del brano realizzato da Warez in collaborazione con Nitro e prodotto da The Supreme, che è uscito per Universal Italia. La cosa simpatica di questo brano è che l'unico file di cui ero in possesso era un MP3 mandato su WhatsApp del beat. Le tempistiche erano ridotte, il progetto era irrecuperabile e quindi abbiamo dovuto masterizzare quel file lì, MP3, e The Bizzer ha fatto un master su questo file e la resa è stata comunque ottima, il pezzo è andato benissimo. Dai ragazzi, adesso è arrivato il momento di guardare la sessione. Adesso vi faccio sentire il file appena estratto da WhatsApp. È un MP3 già codificato, premasterizzato, quindi c'è ben poco da poter fare, non abbiamo grande possibilità di intervento. Poi sappiamo bene che i file codificati con queste codifiche moderne perdono una marea di informazioni, soprattutto la parte stereofonica, quindi un altro problema grave era ricreare la parte stereofonica. Adesso vi faccio vedere quali sono state tutte le operazioni necessarie per cercare di portare questo tipo di suono a qualcosa che potesse far muovere le casse con le caratteristiche di un beat hip hop. La prima cosa che abbiamo fatto è stato inserire un limiter alla fine della nostra catena di mastering. Io lo inserisco per evitare il lavoro di compensazione dei volumi con i file di riferimento. Quindi porto il mio mix subito a un valore di riferimento molto simile al valore dei pezzi in commercio. Secondo passaggio importante nel setup della nostra sessione è stato inserire questo piccolo tool sviluppato da me e Hornet Plugin, si chiama Coherence Meter, che ci permette di analizzare il flusso dei segnali prima della catena di mastering, quindi di vedere se il nostro mix è buono per andare in mastering. Un altro passaggio importante nella realizzazione di questo restauro audio è stato ricreare tutta la parte stereofonica del pezzo, perché è mangiato dalla codifica MP3. Per fare questo ho dovuto utilizzare un plugin sviluppato sempre in collaborazione con Hornet Plugin, si chiama The Bizzer Corrosion, che in questo caso ha fatto una modulazione anello con il segnale originale e due rumori rosa differenti, uno sul right e uno sul left, appunto per ricreare quella frizzantezza, quell'aria che nella codifica MP3 e passandola su WhatsApp si era un attimino persa. Vi faccio sentire. Se volete la posso anche enfatizzare per farvi sentire cosa in realtà fa. Di questo effetto ne abbiamo sommato solo una piccola percentuale, circa il 4% al segnale originale, per ricreare quella pasta mancante. Le voci sono state registrate dai Azzi, quindi c'era pochissimo da fare, abbiamo fatto solo due o tre piccole correzioni e poi le abbiamo sommate al beat, vi mostro. 20 riusciamo a fare i backflip. In 100 giù dai tetti in aria, come ne ci stiamo salendo su. Entro in casa tutto, chi è il padrone? Tu, ok, salite raga tipo un bobaz. Dammi l'Iban, poi versami l'Ovan. Toc toc, entro in pop locking. Poi ti sposto che mi cock blocchi. Scusa doc, siamo un po' in... Queste sono le seconde voci. 20 riusciamo a fare i backflip. In 100 giù dai tetti in aria. Se ci fai salire, siamo già svestiti. Fallisce piano se finisce l'elio, poi finisce che non riesco più a salire. Adesso vi faccio sentire la somma della strumentale corretta e delle voci. Siamo in 100, abbiamo detto siamo in 3. Non è detto sia più me, tu cosa hai detto? Come scusa in casa free. Frate apri, siamo qui. Dai prepara 100 dream.
Un altro passaggio importante è stato, dopo l'anteprima di Somma Digitale, sfruttare un sommatore analogico e quindi passare sia la strumentale che le voci dentro un macchinario analogico per scaldare il tutto. Se parli di festa saliamo in cattedra. Lei si sveglia quando lecca la mia Mastercard. Questo è il ritorno della somma delle macchine già passate in analogico. E passiamo alla catena di mastering finale. Quindi un somma e pre-master in analogico e master digitale finale. Per fare questo abbiamo usato il Brainworks per correggere un attimino la parte mid-side. Un saturatore a emulazione analogica per scaldare un attimino, che fa anche un po' da clipper. Un altro clipper per ribilanciare i valori di picco prima del master finale e per farci dire dal nostro coherence meter se tutto è a posto. Infatti l'errore che indica il coherence meter è praticamente circa 1 dB e possiamo passare alla parte di limiting finale. Entro in metro, suonare no, esce fumo tipo un aerosol. Tiro fuori culo e grido Buzz il to-o-o. Passo il tempo ad allenarmi, non sembra che stia bevendo, sembra che tento di annegarmi. Abbiamo scelto 6 dB di range dinamico, quindi 6 dB di compressione. Io ci scommetto che di trotta. Vedo gente morta come il sesto senso cammino. E vediamo che non abbiamo errori. Anzi, ci possiamo alzare. La mia calma un prezzo, se mi passi l'acqua mi si cambia sesso. Poi divento donna come ramo un mezzo. E il master è finito. Certo, certo. In quanti siete? Cento. Un ringraziamento al Funky Junk Studio di Milano, a The Bilzer. Un ringraziamento a Warz, un ringraziamento a Universal. E vi ricordo di ascoltare il mio ultimo singolo in uscita, Double Dragons, Spotify, Apple Music, prodotto da Yazzi. Ehi, ehi, ehi. Scusa in casa free. Frate, apri, siamo qui.